Ciao a tutti bella gente e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo ritornati su Winkeltie, nella nostra bellissima bottega medievale. Ci saranno tante altre giornate di lavoro e all'inizio faremo un bel recap, un riassunto di quello che abbiamo in bottega. Alto a sinistra vediamo gli articoli che abbiamo al momento in inventario. Abbiamo chiodi, pozioni curative, patate, le nostre bellissime patate che produciamo nei nostri campi, anzi nei nostri orti, perché non è che abbiamo campi agricoli. Quello è un altro gioco, Farming Simulator, ecco. Casomai in futuro porterò anche quello, eh. C'è una fiera in corso che però sta finendo, siamo nell'ultimo giorno della fiera, quindi ci saranno un bel po' di clienti anche oggi. Abbiamo raggiunto il livello 12. Dovremmo sbloccare un nuovo set per aumentare il limite di attrattiva della bottega, però questo costa un bel po' di soldi, 375. E noi non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere completamente, ragazzi. Perché, mi direte voi, perché abbiamo innanzitutto solo 35 monete, ma soprattutto fra 5 giorni dovremo pagare 77 monete, che è il debito, ecco, ereditato, non mi ricordo da chi, dai genitori mi sembra, o da qualche altro parente, mi sembra dai genitori, non ricordo l'inizio del gioco. Comunque erano parenti, non so di quale grado. Ci stiamo specializzando nell'agricoltura e abbiamo finora totalmente trascurato la sartoria e la cucina. Forse in un futuro lontano mi dedicherò anche a queste altre due specializzazioni. Vedremo un po', vedremo. Io direi che possiamo anche cominciare la giornata. Vediamo se c'è qualcosa da fare presso la forgia, non penso, però possiamo fare chiodi e ferri di cavallo, però ci manca il ferro, non possiamo fare niente. E qui come al solito costa tutto troppo, non si può, non si può così, non si può, non si può. Vabbè, dai. Andiamo a apriamo il negozio, dai. Che è meglio. Allora, vediamo oggi cosa succederà. Ecco già che i primi clienti entrano. Speriamo che sia una giornata positiva. Cosa vuole questa spada? Ma dove te lo prendo l'asparago? Dove glielo prendo l'asparago? Ah, signora, qui tutto fresco. Il ferro di cavallo non ce l'ho. Dove te lo prendo? Speriamo che. Eccolo qui il mercante. Solo tu mi puoi salvare, mercante. Ecco qua. Sì. Speriamo che il ferro, è giustamente ferro, non ce n'ha, evviva! Semi di asparago. Ma aspettate, l'asparago io ho l'orto di asparago, se non erro. Oh, era forse carciofo. Beh, io intanto un semino lo prendo di asparago. E anche in offerta meno 32%. Prendo anche delle pozioni curative. Ma sì. Ok. Niente, oggi. Niente, niente. E non ce n'ho, ragazzi. Mi manca il ferro. Dove ve lo prendo? Dove ve lo prendo il ferro? Vabbè, mi cercate tutti il ferro, ma non ce n'ho, non ce n'ho.
Ah, ma qui c'è. Ma mannaggia. Ah, ma due mercanti passano al giorno. Mi sa perché forse probabilmente ne passano due perché c'è la fiera in corso. Dice un po' tanto movimento dal punto di vista commerciale. Allora, legno ne abbiamo 11 pezzi ancora in stoccaggio. Allora, siccome la primavera sta finendo e comincerà l'estate, la lana io eviterei di comprarla. Eviterei. Asparago, quando ho cercato l'asparago, dai, compriamo un po' di asparagi. Ma chi se ne frega, chi se... La camicia qui, meno 57%, mi piace. Ok. Non so che camicia sarà. Cosa vuole questo? Bevanda soporifera, ma dove te la prendo? Ma ti sembra che sono un alchimista? Quella è un altro gioco, Horticulture. Mi raccomando, seguite anche quella serie. È molto bello, mi piace tantissimo. Horticulture. In precedenza ho fatto anche un'altra serie basata sull'alchimia, ossia Potion Craft, ma il gioco un po' mi ha deluso. Mi ha deluso. Allora, abbiamo 78 monete, siamo poverini. Vediamo gli obiettivi. Allora, pagamento del debito. Ci dovremmo essere. Fra 4 giorni, io penso che non è una cifra difficile da raggiungere. Per migliorare l'attrattiva massima dovremmo spendere un bel po' di soldi. Quindi, prima ci togliamo il debito, preferibilmente. Vendi articoli, questo è un obiettivo che gradualmente lo completeremo. E aumenta il valore complessivo, questo sì, vabbè, questo si fa acquistando, diciamo, nuove articoli, nuove attrezzature, nuovi mobili, ecco. Cliente ha sempre ragione 2, vabbè, livello di soddisfazione, coltivatore di patate, questo è il nostro obiettivo principale. Noi siamo specializzatissimi nella patata e diciamo un po' nel nostro lavoro di giardiniere siamo veramente ottimi. Assumo indipendente, questo sarebbe interessante. Mi potrebbe aiutare. Però al momento ancora posso gestire tutto da solo, eh. C'è il raccolto di primavera. Quindi dobbiamo spingere fortemente sugli articoli, che sul cibo, ecco, in generale. Lana, ma dove te la prendo la lana, signora? Ma cosa viene che fa caldo? Cosa bisogna della lana? Asparago, sì, ce l'ho, vendi. Lavanda, ce l'ho, ma non è esposta. Ecco qua il mercante ambulante, vediamo se ci sono offerte interessanti. Dobbiamo espandere lo stoccaggio perché si riempie subito questo magazzino. Ecco, acquistiamo la mela, acquistiamo la mela. Ma posso vendere qualcosa? Vero? Non ci avevo pensato, possiamo vendere anche il mercante, magari. Potremmo vendere al mercante alcune cose. No, non puoi vendere articoli in questo modo. No, non si può fare, ecco. Andate retta a quello che dico. Al mercante ambulante non si può vendere nulla. La lavanda costa pochissimo, ma non me ne può fregare di meno. Oggi sta andando benino, dai. Non mi posso lamentare. Oggi sta andando molto bene. È ferro, dove te lo prendo? Andiamo in mercante, qua che c'è. Allora, ferro ce l'ho, ma sono pieno. Ho le tasche piene. Ho il magazzino pieno. Dove metto tutto? Mannaggia. Ma poi sto magazzino è pieno di che cosa? Scusate, di cose che la gente non compra, quando pare.
Veramente. Mi devo organizzare meglio, ragazzi, perché la cosa così non va. La cosa non va così. Mi devo organizzare meglio, oppure devo espandere il magazzino. Nel frattempo si è fatta sera, ecco, mi sa l'ultima cliente, ma camomilla non ce n'ho, però ha comprato la pozione curativa, quindi qualcosa l'ha comprata, ecco. Ok, e rifornisci tutto, quindi teniamo premuto il tasto R. Quindi dove c'è disponibilità di articoli che in precedenza erano esposti in bottega, questi posti appunto verranno riempiti con lo stesso prodotto. Lavoro completato, coltivatore di patate. Siamo un coltivatore di patate potente. Mi hanno detto che la patata mi ha affascinato fin dal primo momento, e già quando ho aperto la bottega ho detto e mi sono promesso: io diventerò un grande coltivatore e venditore di patate. E abbiamo 183 monete, quasi 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 quasi, ma io non posso vendere niente, scusate. No. Sì, le uniche persone a cui posso vendere qualcosa sono in pratica i clienti che entrano in bottega. Quindi non posso vendere nulla in altri modi. Ecco. Giorno 23 di primavera. Vediamo prego, signori. Comprate, dai, dai, no, non fate timidi, comprate. Ma non è una camomilla. Ma perché sempre sta camomilla? Bevanda soporifera. Mi sa che qui tutti hanno problemi di insonnia. Eh sì, mi sa di sì. Cos'è successo? Hai sbloccato un nuovo mobile. Che mobile hai sbloccato? Ora puoi coltivare cereali. Vabbè, lo controlleremo a fine giornata. Aspetta, c'è il mercante. Oh, semi di asparago mi interesserebbero. Ne compro due. Poi semi di patata non c'è bisogno. Vabbè, semi di patata così. Aspettate, signora, chiodi ce l'ho. Ma perché non comprate quello che è esposto? Cioè, mi cercate sempre cose strane. Sempre sta camomilla, è un incubo. È un incubo la camomilla. Non vede il mercante? Qua e qua è. Sbrigati, mercante. Oh, allora. Paio di zoccoli, pozione curativa. No, io ciò che il sovrapprezzo non lo compro perché non mi conviene. Cioè, probabilmente ci guadagnerei qualcosa. Sì, perché se cioè, lo compro a 8 e lo venderò a 12, quindi il profitto è di 4. Però, sinceramente, cioè, o fai le cose buone o non le fai proprio. Questo è il mio motto. Quindi aspetto che ci sia lo sconto. Lana. Allora, mi hanno cercato lana alcuni clienti, quindi io vado a comprare la lana che ha un bello sconto, eh? E pozione curativa l'ho finita. Ve la compriamo. Vai. Non ne ho camomilla, non ho pozione soporifera. Tutte le stesse cose mi cercano.
Ah, il ferro di cavallo, sì, ce l'ho. No, già se lo sono preso. Vendi pozione curativa, vendi lavanda, signora. Vendi pozione curativa, ok. 247 monete. Oggi la giornata è stata produttiva, dai, qualcosa l'abbiamo guadagnata. Non tantissimo come avrei voluto, però. Va bene così. Semi di patata. Poi abbiamo i semi di carciofo. Qui raccogliamo il carciofo che è già cresciuto e poi coltiviamo altri carciofi. Perfetto. Siamo appesantiti, siamo stanchi. Vorrei aumentare lo stoccaggio. E questo è 5 di stoccaggio. Ma se lo vendessimo 20 68, ok, lo vendiamo. Prendiamo un armadio più capiente, sempre se lo trovo. Se lo trovo. Quindi io direi di andare a comprare questo, che come attrattiva è buono. Ha ben 3 slot per l'esposizione e 15 slot per lo stoccaggio, quindi vediamo questo qua, dai. L'armadio antico grande e disordinato, ma non è. Ah no, questo è più grande questo, sì. Per un attimo ho avuto il dubbio che fosse già quello che avevo prima che ho venduto, ma no, non è così. Ok, lo mettiamo qua. Ehi, questo è gigante. Questo è gigante. Qui mettiamo. Vabbè, qui mettiamo le camicie, dai. È una patata. La patata ci sta sempre. Io in preparazione ai prossimi spostamenti, io già, senza che devo camminare di più, ma vabbè, io sposterei tutti gli orti qua. Che dite? Penso che sia un'idea buona. Ok. E va bene, ceppo. Ma scusate, io probabilmente mi sto confondendo con un altro gioco che sto facendo, sia Tavern Master. Lì le pareti si pagano, ma qui cioè non pago niente per le pareti. Come funziona la cosa? Scusate, what? Ma qui è tutto gratis. Vabbè, ci sto. Prima ti serve un pavimento, giustamente. Pavimento ci serve. Pietre levigate. E qui faccio la pietra levigata, scusate. Ah no, si paga il pavimento. Ma certo che si paga. Ma che sto a di? Ma che sto a di? Certo che si paga. Si paga tutto. Ecco, cambiamo il pavimento. No. Sto distruggendo mezzo mondo. Sto distruggendo mezzo mondo. Ok, sì, accetto tutto. Sì. Sì, non hai abbastanza denaro, in che senso? Ah, allora tutto ciò è inutile. Vabbè, aspettate, eh. Allora, eliminiamo questo, poi facciamo sempre terracotta. Così veniamo tutti i soldi, vero? Vabbè, sentite. Facciamo. No! Mannaggia.
Mannaggia a me, mannaggia. Sono rimasto bloccato. Vabbè. Diciamo che ci sono lavori in corso, ecco. Lavori in corso e ho fatto una parete così. No, non so il significato di questa costruzione, però mi è andata così. Apriamo che è meglio perché comunque, come non detto, qui le pareti si pagano, le nuove costruzioni si pagano. Siamo a secco di mele. Ma sì, compriamo qualche mela. Compriamo qualche mela. La camomilla sembra cercano. Un paio di zoccoli. Sì, c'era, mi sembra, un cliente che le cercava. Pozioni curative, siamo a secco. Chiodi, vabbè. Bevanda soporifera, ecco, questa ogni volta ce l'hanno cercata. Vai, compra, vai, vai, vai. Zoccoli, ecco qua. Camomilla, camomilla, buonanotte. Lana, dai che oggi guadagniamo. Ah, signora, compri la mia patata, la patata più buona che ci sia. Allora, vediamo questo cos'ha di interessante. Semi di carciofo non mi interessa. Ferro mi interessa. Ferro mi interessa tantissimo. E come no, e come no. Allora, ci compravo anche un paio di camicie e via. Investiamo, investiamo. Bah, diciamo che la giornata è andata discretamente, ma niente di che. Domani dovremo ripagare il debito, quindi direi di spendere qualcosa, ma non troppo. Investiamo. Allora, qui come siamo messi? Allora, qui cosa c'è? Qui c'è il carciofo, qui è una coltivazione mista di asparago e lavanda, e qui c'è lavanda e patata, e qui mettiamo ovviamente la patata come sempre. Patata forever. Distruggiamo questa parete, no? Oh. Poi qui continuiamo così. Perfetto, sì, vai, vai. Ecco, abbiamo speso un bel po' di soldini per fare tutto ciò. Allora, prendiamo l'armadio e lo mettiamo qua. Ci sta perfetto, yeah, alla perfezione proprio. Ok, poi qui dov'è il muro qua? Sì, ma manca un muro. Manca un muro. Oh. Ah, ho capito, si paga il pavimento, non le pareti. Comunque, strana questa cosa, eh. Ma comunque va bene così, se funziona così, funziona così, non ci possiamo fare niente. Allora, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, così, oh, alla perfezione, e ora siamo un po' più larghetti, eh. Più spazio è la cosa mi piace tantissimo. Apriamo. Per un giorno le aperture delle tue botteghe raddoppierà, arriverà più del doppio del numero di clienti. Wow, prepariamoci a un assalto di clienti oggi. Speriamo di poter sostenere le loro richieste. Allora, signora, questo è un legno di prima categoria, bellissimo, resistente a tutto. E voilà, questa camomilla, avete rotto questa camomilla, eh? Veramente.
Veramente. Non ce n'ho camomilla. Purtroppo da tanti prodotti non ce li ho. Purtroppo, aspettate che faccio i chiodi, aspettate che vi faccio i chiodi subito subito, Aspettate. Ok. Aspettate che vengono, non andatevene. Ok. Vendi, signora, vendi. E dove devo prendere il ferro di cavallo? Fate i chiodi. Vabbè. Allora, un'altra giornata è trascorsa. Un'altra giornata fatta di vendite, più o meno. Andate bene. Aumenta la dimensione della tua bottega. E sì, ci sto lavorando, ragazzi. Ci sto lavorando. Allora, il ceppo è così bello artistico. Lo mettiamo qua. Che fa la sua figura, eh? Fa la sua figura. Il ceppo. Ok, così. Questo sarà il prossimo, sarà l'ultimo giorno di primavera, quindi prepariamoci all'estate. Vediamo le preferenze dei clienti, quali saranno in estate. Vediamo un po'. Ecco qui. Ok, i nostri quattro orti sono tutti stati seminati e innaffiati. In futuro comprerò un altro armadio, sicuramente. Allora, le mensole, io toglierei quelle mensole singole e metterei una bella mensola ampia. Che dite, che dà attrattiva e un altro stock per l'esposizione. Una bella mensola ampia ornata. Ma che dite? Io direi di sì. Io direi di sì. Facciamo un po' di vendite, dai. Allora, vendi. Vendo tutto. Allora, qui mettiamo una mensola ampia ornata. Così. Ok. E qui mettiamo una mensola doppia ornata. Qua. No, contrario. Ok. E qui un'altra mensola doppia ornata. Ok. Perfetto. Sì, anche qui è un po' piccolino, però va bene così. Allora, qui mettiamo un po' sempre i prodotti della terra, carciofi e cereali. Ma sì. Ok, e qui mettiamo magari qualche pozione. Perfetto. Allora apriamo. È periodo estivo, le risorse diventano più care. Il cibo costa meno e passano un po' più di clienti. Perfetto. Vediamo come andrà, eh. Questo è il primo giorno di estate. E già sento caldo purtroppo. Caldo soffocante. È insopportabile.
Dai ragazzi, comprate, comprate. Comprate, non ce l'ho. Poi cercano le cose che non ho. Non ce l'ho l'asparago, dove te lo prendo? Allora, vediamo se il mercante ha qualcosa. Allora, carciofo ne abbiamo in abbondanza. E camomilla. Camomilla me la cercheranno sicuramente. Compriamo camomilla. E ho finito lo spazio nell'inventario. Vabbè, camomilla 4, poi compriamo ferro. E basta. Compra. Aspettate, eh. Ha detto aspettate, cioè tutta sta confusione, devo fare i chiodi e devo fare i chiodini e poi un paio di ferri di cavallo. Perfetto. Arrivo. Mangiamo ferro. Che ci fai con il paio di zoccoli? Appassionato di zoccoli. Sono tante altre calzature. Di nuovo questi zoccoli. Mi sa che vanno di moda in questo mondo gli zoccoli. Non ho nulla contro gli zoccoli, però. Io non ce li ho, non ce li ho gli zoccoli. Allora, qui dobbiamo sbloccare qualcosa, se no resteremo sempre bloccati. E ci dobbiamo evolvere e come vi domanderete, mi sa che dobbiamo aumentare l'attrattiva per forza. Dobbiamo aumentare l'attrattiva. Quindi dobbiamo spendere tanti soldini per questo nuovo set. E quindi apriamo, non spendiamo nulla. E vediamo come va. Dai, voglio sbloccare questo nuovo set. Dai, ferro di cavallo per la signora, camomilla per il signore, mandragola non ne ho, lavanda tenga signora dal nome impronunciabile, come cavolo si chiama, signor Petrus, da tanto che non la vedo, non ne ho bevande soporifiche. Allora vediamo qui un altro mercante. Compriamo le mele, semi di camomilla sicuramente, è da 7 ore che me le cercano, che mi cercano sta camomilla. Ferro forever, perfetto, a vederla. No, non ve lo do il ferro perché serve a me. Cioè, io do la mela al signore. Tenga. Devo ignorare questi due. Beh, ciao. E di nuovo questo formaggio. Non ne ho formaggio. Allora. Chiodi. Ok, allora va bene. Io direi di andare a esporre altri articoli. Ecco qua. Ecco qui. Ecco qui. Prego, prego. Peli di cavallo, dai. In questo mondo c'è una passione per i ferri di cavallo abbastanza evidente. Qui finalmente coltiviamo la camomilla e come al solito la patata. Quanto costava il set? Scusate, 175 monete a mappa. Dobbiamo arrivare almeno a 400 monete. Oggi
Se non arrivo a 400 non sono soddisfatto. 285. Margareta. Ma in estate che ci fate con la lana? Sentite freddo? Non si sa, non si sa. Allora, vediamo questo cosa. Caspiterina, abbiamo il magazzino pienissimo. Non possiamo comprare nulla. E la gente mi cerca ciò che non ho. Sì, ma in effetti c'è un altro modo per vendere magari i prodotti che hai in eccedenza. Come si fa? Cioè, ci sono prodotti che tu, per esempio, le patate o gli altri prodotti agricoli. Se ne raccogli troppo, poi, cioè nel senso, hai un quantitativo che è eccessivo. Cioè, un modo per liberarsi di ciò c'è? Non lo so. Non ne sono sicuro. Qui c'è il bancale grande, 37. Questo quant'è? 25, vendiamolo. Bancale grande. Oh, ora sì, perfetto. Ora abbiamo 67 slot per lo stoccaggio e dai che ci siamo. Io direi di andare a sbloccare. Sì, andiamo a sbloccare questo nuovo set, così ci sblocchiamo anche noi. Come si fa? Aspiderina, abbiamo 348, qui ci costa 375. Aspiderina. Ahimè, non lo possiamo fare. Ma abbiamo qui l'orto grande. Wow. Ma costruiamo l'orto grande. Ne vendiamo che dà più attrattiva pure. Se non erro. Aspettate che è vero. Sì. Costa di più, però direi che ne vale la pena, no? Andiamo. E compriamo l'orto grande. Mettiamo qua. Guardate, è gigantesco. Qui ha voglia di patate. Qui le patate proprio. Abbiamo 4 caselle su cui seminare ciò che vogliamo. E vabbè, facciamo un'altra giornata e poi banditi. Ci sono stati diversi avvistamenti di banditi nelle vicinanze. Questo può influire sui mercanti. Quindi può essere che oggi i mercanti non ce ne saranno. Mannaggia. E comprateli sti chiodi, porca miseria. No, non mi cercate camomilla, ve ne prego. Ah, ecco qui il mercante che è riuscito a sopravvivere ai banditi. Stavo dicendo ai bambini. Unguento alleviante. Cosa allevia? Vabbè, compratela. Io penso che il denaro alla fine della giornata ci basterà per sbloccare il nuovo set. Poi chi lo sa. Poi chi lo sa. E di nuovo questi zoccoli, non ne ho. Ma vedete la fissa proprio. Siete malati di zoccoli. Cosa c'è? Ah, la nuova postazione. Cosa possiamo fare? Tavolo desarto, cucina, tavolo alchemico. Mi sa che ci vuole ora, mi sa, il dipendente, perché però abbiamo sbloccato anche l'armadio ornato grande per stoccaggio.
che non sarebbe male, ma costa tantissimo, 186 monete. Però le eviterei, però le eviterei. Abbiamo toccato anche la bacheca degli ordini. Completa gli ordini per guadagnare denaro. E spaccavolo, ci costa solamente 15 monete, ma di cosa si tratta? Io lo metto qua, proprio in mezzo alla bottega, proprio, eh. Vabbè, dai, ci sta per ora, ci sta. E devo allargare la bottega, ragazzi. Non ci sono altre alternative. Però c'è bisogno di tanti, tanti soldi. Andiamo a sbloccare sto benedetto set nuovo. Che cos'è questo? Bancone ornato. Si blocca il livello 15, siamo arrivati al livello 15, può averne solo uno. Ma solo per l'interno. Va bene. I papini. Qui ancora ci sono un sacco di cose che verranno sbloccate. Come faccio a sbloccare il tavolo da sarto, la cucina, il tavolo alchemico? Ah, qui sblocca. Ok, allora prima di tutto cambiamo il bancone e mettiamo quello nuovo, che costa tra l'altro pochissimo, 15 monete. Ah, ma questo è più simpatico, ma senza ombra di dubbio. Guardate che carino esteticamente. È veramente gradevole agli occhi. Poi sì, io vorrei sbloccare magari la cucina. La cucina, dato che produciamo vari tipi di ortaggi, di frutta, no, ortaggi più che altro, e tuberi, non dimentichiamo la patata. E vabbè, sblocchiamo la cucina. Che abbiamo sbloccato la cucina alla grande. Sentiero di pietra. Ok, andiamo a sbloccare questo nuovo set che ci costerà ben 375 monete, quindi tutti i nostri soldi. E il giorno dopo dovremo pagare 91 di monete per il nostro debito, che non finirà mai a quanto pare, ma il giorno dopo io penso e spero che guadagneremo quei soldi, ecco. Blocca, sblocca. Yes. Ok. Ecco che si è sbloccato un mondo. Si è sbloccato un altro mondo, eccolo che la trattativa è ricominciata a risalire, quindi tra poco arriveremo al livello 6 di attrattiva. Menu ordine, accetto un ordine tra le opzioni qui sotto. Ah, ok, quindi da oggi in poi potremo anche accettare degli ordini, per esempio camicia. La camicia la dovremmo comprare perché noi non siamo dei sarti. Un guento alle viande e nemmeno degli alchemici. Bene, benissimo. E non siamo nemmeno degli alchimisti. Bene, benissimo. Comunque, e vabbè, la nostra fortuna sempre, sempre presente. Allora, vediamo cosa ha sbloccato di nuovo questo coso qua. Ma quindi io li posso aggiornare gratuitamente ora, giusto? Questo è no. Ah, ma guarda che bello questo. Sì, ah, e ora sì. Ora abbiamo un'entrata, diciamo, quasi regale.
Ma cambiamo tutto allora, scusate. Senza fare danni, possibilmente, ecco, abbiamo distrutto già le finestre. Vabbè, le dovrei... Eccolo qua, non volevo fare questa cosa. Non la volevo fare. Mannaggia. Allora, la fase della costruzione non è proprio comodissima, se proprio vogliamo dire la verità. La potevano fare leggermente meglio. Cioè, per chi soffre di cliccaggio selvaggio fa un errore ed è un casino rimediare ai propri errori, seppur minimi. Intendiamoci. Ho cancellato pure la porta, mannaggia a me. Vabbè. Allora, non so cosa ho combinato, vediamo. Io ho fatto veramente. Ho fatto un bel po' di casini. Parete. Ecco, parete. Vetrata. Che senso vetrata? Cosa sarebbe la vetrata? Sì. Ah, ok, vetri colorati. Questi ci stanno, va bene, bene. Qui manca una porta, possibilmente. Possibilmente costruiamo la porta, se non è un reato. Finestra grande. Wow. Finestra grande la voglio. Mettiamola qua. Vabbè, mi piace. No, non mi piace. No, non mi piace questa finestra grande, non mi piace, me l'aspettavo diverso. Ritorniamo, ecco, con la cara e vecchia vetrata. Vecchia, è una novità però. Allora, poi qui abbiamo un arco, no, non mi piace, un telaio della finestra, porta, oh, perfetto. Yes. Yes. Va bene, abbiamo un po' reso più moderna la nostra bottega con queste nuove costruzioni. E io direi che per questo gameplay è tutto. Abbiamo veramente fatto tanto. Abbiamo solamente 4 monete, però. Io non dubito del fatto che nella prossima giornata guadagneremo un bel po' di denaro. E va bene così, ragazzi. Per questo gameplay è tutto. Vediamo se questa bottega avrà successo oppure fallirà. Voi che dite? Secondo me avremo un grande, grande successo. Ma comunque è davvero tutto. Ci vediamo alla prossima. Grazie per l'attenzione. Mi raccomando, seguitemi. Mettete mi piace, iscrivetevi e soprattutto se vi fa piacere lasciate un commentino. Ci vediamo alla prossima. Ciao.